il video, qui c'è la scena, qui c'è la scena in cui praticamente lei mette sotto questa ragazza mette sotto il suo ragazzo dopo che gli ha conficcato il coltello in pancia, però poi va lì e lo bacia, insomma un finale sicuramente appunto non scontato. Beyond Here Lies Nothing, Bob Dylan, a quello della notte sulla radio più o meno. E allora siamo qui con Valerio Petrini. Allora Valerio, tu hai fatto molte cose, hai partecipato anche per esempio come una figurazione speciale, possiamo dire così, al film N di Paolo Ghezzizzi, che peraltro ricordo benissimo che in quel periodo era assessore, già ho seguito, ecco, molto da vicino tutta quell'organizzazione molto complessa. Poi ha partecipato anche, per esempio, nel 2007, anche qui mi ricordo perché ti vidi in televisione e votai, mi sembra si doveva mandare i numeri dei messaggini, insomma, questa roba qui, su Rai 1 Fuori Classe, condotta da Carlo Conti, c'era anche in quella puntata Il Zucchero di Balzanicchi, dico bene? Sì. Hai partecipato come cantante, che ricordi hai di queste, esperienze così diverse, peraltro? Sì, di N ricordo, allora di N fui... Per caso c'era l'Italia, perché sinceramente avevo sempre pensato a tutto meno al cinema, non ci avevo mai fatto caso, soltanto che cercavano persone, figurazioni che sapessero andare a cavallo. E io di famiglia, abitando in campagna, vedo la striscia e abbiamo sempre avuto i cavalli, avevamo un maneggio, insomma ci sono nati. Certo. Fu per caso che cercassero figurazioni, però la ricordo come un'esperienza bella. Mi ricordo tra l'altro una volta eravamo a Cascina. Sì, anche a Cascina, sì, in quella bellissima villa. Sì, eravamo a Cascina, in quella villa, no. E stavamo girando un pezzo, tra l'altro, che era Piombino. Sì, a Piombino, sì. Giravamo legna. A Cascina giravamo Piombino e a Legna giravamo non so cosa, non ci sono mai stato. E praticamente stavo correndo in galoppo su questo cavallo, ero l'ultimo che seguiva la carrozza, poi tutto vestito, ti immagino, la barba finta da peli, e l'avevo lunga per tempo, e tutti intrecciati con questi cappelloni, certo, che facevano guardia polacca. Sì, sì, e niente, il ragazzo prima di me quel cavallo spostò un ramo, lo lasciò andare, no, e mi portò via tutto, mi portò via il mio osso appena arrivato. E Paolo le mie zicche di sì, cavolo, come mi disse tutti i giorni, ho detto quella testona pelata, tutto rosso, no, è una persona fantastica, sì. Anche a noi semplice figurazione, perché poi insomma lì ha a che fare con persone abbastanza importanti, certo, senza certo. Nulla togliere a chi comunque... Però poi ci sono dei ruoli e passava tutto il tempo. Con una bellissima Bellucci che peraltro, diciamo, lui dirigeva alla perfezione, lei lo seguiva, non ricordo, non andavamo sì, a vedere le scene. Io lei non l'ho mai visto una volta da lontano uscire dalla roulotte, mai avuto a che fare con da vicino. Ho girato una scena a cavallo accanto a Dario Germano che ogni volta. Allora era un giovanissimo Dario Germano. Ti giuro che in certi momenti. C'era lui che leggeva, recitava questa poesia, certo, sul ciuco, sulla strada, sapete, del Porta Balti dove adesso c'è la rotonda. Sì, sì. Quella, stavamo tornando giù, andavamo verso Poggio all'Agnello e lui recitava questa poesia, io ero abbracciato con questa tipa e facevamo due nobiluomini, diciamo, sì, perché in quel momento mi ero spogliato del cavallerizzo e interpretavo un nobiluomo, una figurazione, non certo, ma ero certo. Lì e mi emozionavo, cioè c'erano le luccioni perché sono, quando recitano questi monologhi questa gente è veramente bravo, cioè ti fa sentire, senti che gli esce dal cuore, insomma è una cosa bella, insomma anche per fare con professionisti è bene. Bene, e adesso abbiamo parlato di una cosa seria, adesso proprio perché abbiamo parlato di una cosa seria passiamo ad una cosa molto più leggera, ascoltandoci una traccia di un gruppo che diciamo proprio serio non è. Li abbiamo già ascoltati altre volte e continueremo ad ascoltarli. Pensate che il loro primo album è stato classificato dalla rivista prestigiosa come Rolling Stone al 15° posto tra i migliori dischi italiani di tutti i tempi, e devo dire che concordo assolutamente con questa rivista. Dopo un po' di stasi, diciamo, i loro ultimi album non erano forse eccezionali, questo ultimo è davvero, secondo me, molto 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 bello e all'altezza dei primi. Sto parlando di Elio e le storie tese. Ricorderete quando ai tempi del più grande spettacolo dopo il weekend Fiorello interpretò un presunto inedito, no, di Domenico Modugno, Amore amorissimo, fece vedere anche l'immagine di un una presunta scrittura foglio che aveva fatto Domenico Modugno. Bene, era farina appunto dei nostri amici Eli, e nell'album Bianco, appunto l'ultimo album, loro se ne riappropriano e
Tra l'altro Fiorello, con tono scherzoso, in un'introduzione al brano, minaccia sostanzialmente una querela perché gli rubano il pezzo, e quel pezzo dice: è mio, il pezzo è mio, chiama l'avvocato e dice: querela, querela subito. Il pezzo è davvero direi un capolavoro di mimetismo musicale, perché ci sono dentro tutte le melodie, i giri armonici, le orchestrazioni, i vocalismi e persino anche i superlativi che utilizzava, no, Domenico Mimmo Modugno. E quindi anche da questo punto di vista, come interpretazione, è veramente da il massimo di sé. Vi prego però di ascoltare davvero molto bene il testo, perché il testo è di una ironia davvero finissima, degno appunto delle migliori canzoni di persone che scherzano con la musica, ci sanno fare con la musica e con i testi, sono veramente eccezionali, perché scrivere cose demenziali è molto più difficile scrivere cose e con quella musica scientifica. E nelle storie tese, amore amorissimo.